legati a un piccolo particolare per il quale forse si nota anche da lontano, lo si riconosce anche da lontano. Me lo fa vedere? Allora, cioè, mi pare che si vedono tutti, no? Calvio, Roberto Lacopo, si vede Caccia. Si vede Caccia. Quello è Verginelli. Quell'altro Brugge. È Verginelli, quell'altro. Si vede Verginelli? Mi fa vedere Carminati? Il quarto è due volte Carminati, si vede. Questo qui è Lacopo, no? Più Carminati. Con le magliette bianche Lacopo. Ci sono... Se... Le due magliette bianche. Adesso è andato via Calvio. Allora, alle 12:20 abbiamo visto Carminati e Calvio che si univano a Brugia, Verginelli e Caccia. E poi Carminati si dirige verso lo show. Nel secondo step abbiamo Lacopo, Brugia, Verginelli e Caccia che conversano e si avvicina anche Carminati. Passa, Carminati. Io le sto quello, dicendo, è quello che passa. Questo è quello che si vede. I due momenti. Presidente, lei lo ha visto, il tribunale lo ha visto, lo ha riconosciuto? Se il tribunale lo ha riconosciuto, io mi fido. Aveva del... ragione il testimone quando diceva che non ha mai parlato con Carminati. Non ha mai parlato. Mi pare di no. Le pare di no. Allora ci indica il fotogramma, il videogramma dove si mettono a parlare. Il fotogramma è la, il fotogramma è la foto, una è la foto non 7, la foto. Vado a memoria. E che non è. No, se ritenete che sia manomessa la foto. Il minuto del video. È un altro, sì, 12:25 e 12:20 mi pare. Che vado sta parlando con Caccia? Sì. Carminati. 12:25. Allora 12, rivediamolo, 20. Presidente, rivediamo il video perché noi l'abbiamo perso. Signor Presidente, chiedo scusa al sito di Parma. Carminati chiede di intervenire con una dichiarazione spontanea. Prego, prego. Aperto. Presidente, chiedo scusa, io non ho mai parlato in vita mia con questo Caccia, non ho mai parlato in vita mia con Caccia, sono disposto proprio a fare qualunque confronto, non ho mai parlato con Caccia in vita mia, Presidente. Chiedo scusa, ma vedo che qui prego, continuiamo a arrampicarci sugli specchi. Le chiedo perdono, lì avete il video, io non lo posso vedere, però sono sicuro che non ho mai parlato con Caccia, assolutamente, insomma, lo ricorderei, sono vecchio, ma insomma, lo ricorderei. Va bene. Grazie. Prego. Va bene, possiamo, questa rimane in sospeso questa questione, poi sentiamo l'audio. Avvocato, e possiamo sempre chiedere una verifica anche ad un perito sull'immagine. Se dite che non c'è, possiamo chiedere se nelle immagini è riconoscibile. A parte che nella nota sul servizio di video osservazione si indica Carminati, nel testo scritto si dice. Sì, mandi la conversazione. Pronto, a tu? Chi è? Sono il capo, sono l'amico di Roberto, lo so, lo ricordo, se non mi ha ricordato. Ricciata, a tu fare la cosa, vieni un attimo qui da poco, e parliamo di quella situazione qua, che non mi pare giusto. Vieni un attimo, per favore, non stare. È sotto il volume, scusi. Quindi questa è la conversazione RIT 1632/13, progressivo 7548,
del 7 di giugno del 2013, che mi pare sia una diversa però rispetto a quella che ha chiesto. No, volevano sentire quella in cui mi sembra Carminati parlava delle vicende, secondo la procura parlava delle vicende di Bruno Caccia. Che quindi è un'altra, conversazione, gliela deve per favore, la può rindicare di nuovo al tecnico che non l'ha. È RIT 1632/13, e progressivo numero 7548 del 7 giugno 2013, a partire dalle ore 12:58:58. E poi la parte che va dalle 13:01:50. Quindi dalle 12:58 la prima parte, poi riprende dalle 13:01:50 e poi c'è una parte che va dalle 13:05:02 e poi ancora una parte che va dalle 13:07:35. Allora, progressivo 7548 dalle ore 12:58, ma converrebbe quasi sentirla di seguito piuttosto che frammentare tutti questi, sono pochi minuti. Circa 8 minuti. Non c'è? Non ce l'abbiamo quindi. A questo punto i testi fuori forse è il caso. No, la telefonata non c'è un CD disponibile, adesso chiamano il perito che ce la trasmette in informatico e poi dopo la vediamo, credo che insomma perderemo del tempo per averla. Ci vorrà del tempo. I testi che sono fuori, quando potremmo diversamente sentirli? Presidente, noi per quanto riguarda la difesa Guarnera. Quanto durano, avvocato, questi testi? La durata all'incirca, ovviamente. Ma Presidente, immaginare i domani del pubblico ministero non lo so. Per quanto riguarda la difesa potrebbero durare tutti e quattro un'oretta. Per Di Giovanni posso dire che ho pianificato 6 domande, che è il consulente. Forse qualcuno si può provare a sentirlo, e per gli altri ha pianificato domande, pubblico ministero? Perché ci sono Liberati o Stone? No. E allora sentiamo Liberati Ostone, in cui ci dovrebbe essere, credo, solo il suo esame. Sì, io... PM non ha domande, almeno queste due persone le liberiamo. Sì, e poi possiamo... Giovanni lo facciamo ritornare. Sì, oppure consideri, Presidente, noi abbiamo per la difesa Coratti il 1° dicembre calendarizzato i testi. No, avvocato, a me dispiace, i testi stanno qui dalle due, mandarli a casa è veramente pesante. Se è un esame relativamente rapido e non c'è un controesame complicato, due testi riusciamo ancora a sentirli. Presidente, faccio presente che c'era anche Ornelli. Ornelli, mi pare chiaro che non ci riusciamo. L'unica cosa, no, assolutamente, io mi rimetto a qualsiasi decisione del Tribunale, però diciamo, glielo facciamo entrare perché lui rappresenta, voleva necessariamente essere sentito oggi, glielo rappresentiamo, gli spieghiamo che oggi non è possibile e ci darà una data. Facciamolo entrare. Sì, sì, intanto, prima della fine di dicembre. No, prima, scusate. Quando vuole, Presidente, da parte mia, anche domani, cioè per me va bene anche domani. Domani ci sono 13 testi di Pedetti. No, lo dico, Presidente, dico totale disponibilità, cioè nel senso.
Presidente, con l'occasione rappresentavo che la difesa Pedetti mi ha fatto sapere che domani rinuncia a Marroni. Noi non l'abbiamo citato, a questo punto ci rinunciamo, insomma. Va bene, il signor Ornelli e lei, come vede stiamo facendo tardi, quindi stasera mi sembra impossibile riuscire a sentirla. Mi rendo conto, sta aspettando, ha perduto la giornata. Posso ridere? E... No, stavo rispondendo. Domani lei non è per caso a Roma? Adesso abbiamo ancora 3 testimoni e la sua deposizione non sembra tra le più brevi, quindi cominciare adesso. Se ci lei può potesse... indicare lei una data, magari. Ci può indicare un'altra data? Una data da qua? No, io mi rendo conto che è un problema, l'abbiamo fatto perdere la giornata, però. Pure noi siamo qua da stamattina alle 8:30. Chiedo scusa, però mi inserisco a questo punto per sollevare la questione. Avvocato, la questione abbiamo, scusi, mi dimenticavo di dirglielo, noi abbiamo riesaminato l'ordinanza che avevamo reso, in realtà l'abbiamo ammessa come se per la difesa Buzzi questa fosse una prova tardivamente emersa, quindi il Tribunale in questi termini ha riammesso la deposizione. Sì, ma c'è un altro problema, che questa prova tardivamente emessa verrebbe acquisita in relazione a che cosa? Noi non abbiamo capitoli di prova, non abbiamo alla una multiservizi, alla vicenda solo in relazione alla vicenda multiservizi. Multiservizi perché... jolly, non abbiamo un capitolo di prova, non abbiamo niente. In relazione alla vicenda multiservizi. Si può ammettere come 507, Presidente, mi consenta, no, ma processualmente non credo che il Tribunale possa pescare da una lista di un altro imputato. No, non il Tribunale, non ha pescato nulla da nessuna lista. Non può fare. Dopo la vostra rinuncia, l'avvocato Santoro ha fatto una richiesta motivando che in relazione, però se trattiamo questa questione non trattiamo le altre. Presidente, l'avvocato Bartolo non era in udienza. Per quanto mi riguarda, abbiamo ravvisato, dice l'avvocato Santoro a verbale, abbiamo ravvisato dei rilevantissimi collegamenti tra la testimonianza della Giuliani e il contenuto delle conversazioni telefoniche tra Lipani, Ornelli, Panzironi e la Giuliani, quindi riteniamo che per la nostra posizione sia importante e quindi... Presidente, dalle dichiarazioni della Giuliani non è mai uscito il nome di Ornelli, del dottor Ornelli. Primo. Quindi... Secondo, Presidente, chiedo scusa, se funzionasse però, così... Scusate, allora no, anche noi indichiamo dei testi che a noi... Dire, no, io, guardate, forse non sono in grado io, avvocato, le chiedo scusa. Forse non sono in grado io oggi di affrontare... Però se apriamo questa questione non trattiamo le altre. Cioè non la provvediamo. Abbiamo un test ancora in sospeso. Se dobbiamo allora affrontare... possiamo fare una cosa, Presidente, ci aggiorniamo la trattazione e poi eventualmente viene ricitato. Scusi, avvocato, il Tribunale, no, un attimo solo, scusi, il Tribunale un provvedimento l'ha preso, probabilmente ha sbagliato come tutto quello che fa il Tribunale, però un provvedimento l'abbiamo adottato, avvocato. Presidente, sarà... chiedo scusa, allora io mi riservo poi domani, quando sarà, di riproporre la questione, è un'ordinanza... che può essere revocata in qualsiasi momento, perché ce lo dice il codice, il tribunale lo sa benissimo. Probabilmente anche un tribunale che deve gestire un processo di queste dimensioni, con tutti questi testi, con tutti questi imputati, ovviamente può avere... Ci aggiunga anche con tutti questi difensori, avvocato. Difficoltà della difesa Panzironi, qual è? Anche con tutti questi difensori. Io chiederei soltanto questo, prima di dare al test una data noi ridiscutiamo. Allora, possiamo chiedere al test che disponibilità, poi vediamo se la citiamo o meno. Ci indichi qualche data. Preferirebbe domani, in modo che poi si conclude questa questione. Ascoltiamolo stasera, Presidente. Facciamo ascoltare. Andiamo a ascoltare stasera. Poi. Scusi, avvocato Santoro, che durata dovrebbe avere l'esame di questo test? Presidente, per quanto mi riguarda, brevissima, un quarto d'ora. Insomma, 10 minuti, Presidente, vado direttamente al punto. A qualche punto. E allora, guardi, aspetti ancora e cerchiamo di sentirla però, dopo. Presidente, però...
No, il pubblico ministero ha un controesame lungo per il ci potrebbero essere dei profili. No, Presidente, non sarà lungo per il pubblico ministero. Però ci sarà. Se io l'affronto tutto, sì, immagino. Ma Presidente, no, a questo non è punto... lei, guardi, non è lei che cercherà di essere breve. Presidente, io faccio questa proposta perché neanche voglio sacrificare il mio esame. Cioè, io ho interesse a sentirlo, ci fu quel provvedimento, quell'ordinanza e quindi è stato ammesso. Il testimone è qui presente, se ci può indicare una data, perché qualche data, guardi, a questo punto lo sentiamo in quella data, perché... Domani? Allora, Presidente, mi scusi, io prima avevo fatto quella richiesta che però possiamo assolvere anche in un'altra udienza di sentire la telefonata. Quale richiesta? Della telefonata, scusi avvocato. E quindi se volete dedicare questo tempo all'escussione del test risolviamo il problema del test. La telefonata ce l'abbiamo, no, la possiamo... Ce l'abbiamo ancora altri 4 di testi fuori. Sì, oltre sì, ma comunque la e telefonata... questa non è breve, sì, certo. Non è urgentissimo che la sentiamo stasera. Allora, scusate... Possiamo licenziare anche questo test? Nessuno deve provvedere al controesame per questo signore, oltre al pubblico ministero? No. Nessuno deve fare domande, a parte il controesame. Sì, sì, comunque, ma... chiamiamolo... Allora, lei può andare, grazie. La ringrazio, ci sono questi documenti. Questi sono i documenti che dobbiamo acquisire. Posso fare un indice unitamente alle cambiali? Sì, avvocato, fa l'indice e poi ce li produce domani. Grazie. Grazie. Allora, lei si può accomodare. Per questo test, se l'avvocato però, l'avvocato Bartolo, se ci ripropone la questione sull'ordinanza... Presidente, chiedo scusa, io faccio presente questo, che la situazione processuale è semplicemente questa, poi ovviamente il Tribunale sovrano deciderà, però io la devo lasciare avvenire. Certo. Il test Ornelli era stato indicato nella nostra lista con tutta una serie di capitoli di prova. Le intercettazioni telefoniche a cui sta facendo riferimento l'avvocato Santoro sono intercettazioni telefoniche di cui noi conosciamo il contenuto sin dal 415 bis. Noi avevamo indicato il test come nostro test, al test poi abbiamo rinunciato, dopodiché ci è parso di capire, nella sua lista l'avvocato Santoro non ha inserito il test, ha rinunciato a 27 testimoni e ha chiesto in sostituzione il test Ornelli, ma il test Ornelli non è un test della sua lista, è un test della nostra lista. Allora il punto è questo, potremo noi nel corso di questo processo in qualsiasi momento chiedere una controprova senza neppure articolare un capitolo di prova, ritenendo che potrebbe essere necessario sentire Tizio o Caio in relazione a quanto dichiarato da uno dei testimoni che sono stati ascoltati, o tutto questo andrebbe fatto eventualmente come 507 alla fine del dibattimento, quando il Tribunale potrà dire l'avvocato ha ragione e l'avvocato ha torto, ma a quel punto il test che verrà ascoltato come 507 e sarà un testo citato dal Tribunale, perché noi a questo punto ci chiediamo quali sono i capitoli di prova su cui dovrebbe essere ascoltato Ornelli. Non esistono. No, aspetti, sono che non questioni è... procedurali, scusi dottore, non ci fraintenda, sono questioni procedurali, quindi... Sì, ma dico, sono solo questioni procedurali. Ecco. Processualmente crediamo che la situazione per noi sia chiara. No, adesso non lo dovresti fare, è esaurita, adesso è trovato il patrimoniale, quindi... Però da quello che risulta dal verbale precedente è allora la necessità per l'avvocato Santoro di procedere all'esame di questo test deriva da quanto dichiarato nel corso del dibattimento dalla teste Giuliani, Presidente, che non ha nominato Ornelli. Non è prova nuova. Presidente, voi ci insegnate che questo può proporsi come 507, no, avvocato, non come 507 è una prova nuova, è prova nuova, ma prova... questa non è una prova nuova. No, mi scusi Presidente se la interrompo, però ci dobbiamo dire le cose come stanno. Non è una prova nuova, se mi dice che lui sostituisce a uno dei suoi testimoni ai quali ha rinunciato questo test e io posso prendere quel capitolo di prova relativo a quel testimone considerando il capitolo di prova del dottor Ornelli. Tutto questo non accade, dopodiché noi non vogliamo creare problemi. Se il Tribunale ritiene che sia più spedito andare avanti ascoltando il test Ornelli eccetera,
noi ne prendiamo atto e andiamo avanti senza problemi. Però ci pare che processualmente il quadro sia chiaro. Allora, l'avvocato Santoro vuole precisare la sua posizione? Presidente, io mi rimetto al Tribunale e ovviamente le mie argomentazioni le avevo già affrontate la scorsa udienza. Era in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese in questo processo dal testimone Giuliani, nel rapporto tra la Giuliani e Panzironi. E per quanto riguarda la posizione di Panzironi all'interno di Multiservizi, noi su questo penso che nelle scorse udienze abbiamo dato più volte dimostrazione, anche con istanze scritte, di essere interessati. C'era questa circostanza e Presidente, mi permetto un attimo, collega, un attimo. Mi permetto di evidenziare, no, ma non ci sono repliche, appunto, mi permetto di evidenziare che all'udienza del 26 ottobre l'avvocato Bartolo aveva citato Ornelli, poi non so per quale motivo, probabilmente non si è presentato, non è venuto, non poteva, e ha deciso di rinunciare. A verbale c'è proprio scritto rinuncio. Io e l'avvocato Sciullo non abbiamo rinunciato e poi all'udienza successiva dell'8 novembre ho argomentato i motivi per i quali ritenevo la testimonianza importante. Il Tribunale poi ha fatto la sua ordinanza. Va bene. Allora, il Tribunale conferma l'ordinanza precedentemente resa, trattandosi di prova che non può considerarsi prova nuova, ex articolo 507 CPP, ma prova tardivamente emersa per la difesa Buzzi a seguito delle dichiarazioni della teste Giuliani. Faccio un'ultima richiesta, Presidente, visto che ha risolto questo aspetto. Se il testimone è disponibile a venire domani, io nell'interesse di tutti, perché altrimenti mi vedo costretto proprio a andare contro, diciamo, allora, premesso che la velocemente... sentiamo. Se lei potesse tornare domani, noi sentiremo gli altri tre testi che sono fuori e a lei dedicheremo un tempo maggiore e anche di migliore qualità domani. Ti chiedo scusa, però se si sente stasera ha un senso e liberiamo. Era il più testo. Per rispetto il all'avvocato Di Nacci. Deve essere ascoltato. Era... su Multiservizi, che non è oggetto di questo processo. Nei capi di imputazione non si parla di Multiservizi. Ora diventa una questione che supera anche i limiti della ragionevolezza. Anche a dare il massimo della disponibilità dobbiamo. Allora basta, sentiamo il test, si accomodi, sentiamo il test e più gli altri che sono fuori, se no perdiamo più tempo ad organizzare le udienze che a farle. L'ascolto invece della conversazione viene rinviato perché non è disponibile. Ti chiedo scusa, ora processualmente l'esame viene fatto dall'avvocato Santoro? Sì. Ne ha chiesto l'ammissione, avvocato, e impugnerà l'ordinanza. Ha citato 282 testi, questo è il 283esimo. Allora, lei si chiama? Sandro Ornelli. Nato Ornelli? Ornelli. Ornelli. Otranto Roma Napoli, Empoli Livorno Imola. Nato a Roma il 18 maggio 1971. Residente a Roma... in via del Serafico 106. Senta, in aula sono presenti, almeno stamattina erano presenti le telecamere della RAI, ci sono ancora che riprendono il processo. Lei consente o non consente alla ripresa della sua immagine? Non consento, Presidente. Non consente alla ripresa. Lei viene sentito in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità. Deve leggere a voce alta la formula che trova davanti a sé. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, prego, avvocato, possibilmente in modo... Cercherò di essere proprio velocissimo. Più sintetico sì. Possibile. Salve, buonasera, eccomi qua. Buonasera. Senta, lei che per il Tribunale che ruolo ricopre, che attività professionale svolge? Io sono un partner di Bain & Company, una società multinazionale di consulenza di strategia e organizzazione presente con 50 uffici in 35 paesi del mondo. Partner tecnicamente significa dirigente apicale. Di quale sì. Società? Della società Bain & Company, è una delle più importanti società di consulenza a livello mondiale. Consulenza in quale settore? Consulenza di strategie, organizzazione, piani industriali.
Senta, le leggo un numero di telefono, mi conferma se è il suo? 348-5913-510. È il mio e è in uso esclusivo a me, quindi qualunque cosa che faccia riferimento a questo numero è sicuramente perfetto, ascrivibile al sottoscritto. Intestato alla sua, alla società per la quale lei lavora, sì, però è in suo uso. Sì, perfetto. Sì, è il mio. Senta, lei ha rapporti con Franco Panzironi? Assolutamente sì, diciamo io, come dire, è il mio lavoro, insomma, io ho rapporti con amministratori delegati e o presidenti di tutte le aziende per le quali noi riceviamo degli incarichi. Magari non so se può essere utile spendere 30 secondi per qualificare meglio che cosa fa la mia società, perché società di consulenza multinazionali ce ne sono molte, e alcune hanno origine dalle società di certificazione e revisione di bilancio. Esistono poi 3 o 4 società che a livello mondiale sono considerate, in base a tutte le classifiche Harvard Business Review, le società più importanti. Noi operiamo in Italia con 350 professionisti, lavoriamo in tutti i settori dell'industria e dei servizi, siamo una partnership, perché vuol dire che tutte, diciamo, le nostre persone, poi le persone più capaci, diventano partner, cioè soci della stessa azienda. Io sono un partner e mi occupo di una serie di settori, tra cui i trasporti e le utilities. In particolare sono responsabile nazionale del settore utilities ambientale, quindi noi lavoriamo per tutte le aziende pubbliche e private che operano nel settore dei rifiuti. In quanto tale, abbiamo lavorato per AMA SPA prima della presenza del dottor Panzironi e anche successivamente, con almeno 6 o 7 amministratori delegati diversi. Quindi il mio lavoro, in quanto capoprogetto, assegnatario di lavori, peraltro nel caso di chiaramente aziende 100% pubbliche, soggette al codice appalti, sono lavori che, come dire, a cui partecipiamo con gare ad evidenza pubblica, quindi sicuramente conosco e ho lavorato con il dottor Panzironi, sia in qualità di amministratore delegato di AMA, sia in qualità di presidente di Roma Multiservizi. Perfetto. Senta, Claudia Giuliani la conosce? Claudia Giuliani la conosco, ex amministratore delegato di Roma Multiservizi. Perfetto, le leggo allora una telefonata. Vado direttamente. Ci dica, avvocato, quale conversazione legge? Allora, presidente, RIT 2169/13, progressivo 953, data 25 marzo del 2013. Lei chiama Franco Panzironi. Le leggo il brogliaccio. Franco parla con un uomo. Quest'ultimo chiede se ha visto che la Multiservizi ha vinto la Consip. Franco conferma. L'uomo dice che è una buona notizia. Franco risponde che arriva sempre tardi, infatti lo sapeva da venerdì. L'uomo, cioè lei, se a questo punto c'è questa cosa, no? Poi c'è pure questo discorso pure della gara del Comune che verrà prorogata. E il Comune di Roma li dà, devono in qualche modo andare a... No, perché siccome stamattina ho parlato con la Giuliani, no? Ma io non gli ho detto niente però... Un po' mi ha spaventato perché dice, perché noi il prossimo consiglio lo faremo, forse dopo le elezioni. Franco risponde che non è lei a decidere, che stia tranquillo. L'uomo chiede che cosa sta facendo il sindaco per quelle richieste. Franco risponde che deve archiviare tutto. L'uomo dice che gli altri candidati stanno andando a fare delle proposte. Allora, siamo nel 2013, che ruolo aveva? In quel momento innanzitutto le chiedo che ruolo aveva la Giuliani, perché lei dice che ha parlato con la Giuliani, e che ruolo aveva all'interno della Multiservizi la Giuliani, Claudia Giuliani. Io, ecco, magari siccome, solo per precisazione, insomma, io seguo circa 30 o 40 progetti l'anno, quindi insomma dal 2013 ne avrò fatti circa 100, quindi chiedo al Presidente se è possibile, ma proprio 30 secondi, ho qualche appunto ovviamente con le date, però insomma anche siccome l'Avvocato Santoro mi aveva anticipato un po' l'argomento, ovviamente mi sono preparato e ho cercato di studiare nei limiti del possibile. Marzo 2013 credo che l'amministratore delegato fosse ancora Claudia Giuliani della Multiservizi e il dottor Panzironi fosse il presidente della Multiservizi. Sì. In particolare in questo specifico, quando Panzironi le dice, Franco dice
che non è la Giuliani a decidere. Che cosa? Provo, allora, fermo restando che chiaramente io ho una memoria di ferro, essendo diciamo il mio lavoro quello di essere molto analitico, molto scrupoloso, però non mi ricordo esattamente ogni singola parola, però cerco di dare un contributo oggettivo di ricostruzione rispetto a quello che lei sta dicendo. Diciamo che in particolare diciamo nel 2011-2012 noi siamo risultati incaricati da Roma Multiservizi di redigere il piano industriale dell'azienda. Guardate, ma le difese come rimangono organizzate? Io sostituisco l'avvocato Naso e tutte le posizioni dell'avvocato Naso. No, dicevo, nell'ambito del piano industriale da noi redatto di sviluppo della Roma Multiservizi, ecco, questo è un punto importante tecnico insomma, che chiedo di essere seguito. No, però scusi una cosa, lei è testimone, il testimone risponde a domande, su fatti precisi. Sì, sì. Allora, se lei ricorda il fatto, in questo caso l'oggetto di questa conversazione ci risponde. Sì, lo ricordo. Non può fare un'operazione di ricostruzione in via ipotetica. Assolutamente. Allora, perché Panzironi le dice non è la Giuliani a decidere? Che cosa? Sto cercando di spiegare. E si fa riferimento a una proroga di una gara del comune. Che cosa? No, allora, proroga della gara del comune. Il tema della gara del comune credo di ricordare che faccia riferimento a un tema annoso che poi è andato avanti anche negli anni successivi e che è sfociato anche nelle problematiche di rinnovo da parte del comune, perché la Roma Multiservizi, e qui vengo al punto tecnico che mi riguarda, è una società che storicamente ha sempre avuto... No, senta, scusi, qui la domanda è semplice, mi vuole rispondere o no? Mi dica. E allora risponda su questo, di che parlate? Che cosa deve decidere la Giuliani? E che non è lei a decidere, le chiedo. Panzironi su cosa dice, perché non è la Giuliani a decidere, che cosa dovrà però decidere? Lei parla di cose generiche, non viene al punto della domanda. Ma chiedo scusa, esattamente cosa facesse riferimento quella frase non me lo ricordo. Questa è la domanda. Però io cerco. No, non c'è, io l'ho, per non questo sono... l'ho avvisata, lei non può cercare di ricostruire. Scusa, lei è testimone, volta... se ricorda un fatto lo dice, se non lo ricorda dirà che non lo ricorda. Chiedo scusa. Lei dice la Giuliani mi ha un po' spaventato. Di cosa? Essendo i giorni successivi al 15-20 marzo credo che si facesse riferimento anche a una serie di operazioni di sviluppo commerciale evidenziate nell'ambito di una serie di reportistiche, sto cercando di spiegare. E Franco Panzioni dice non è lei a decidere, stai tranquillo. Però scusi avvocato, io però lei deve rispondere alle domande, mi scusi. Scusi, se lei dice credo, già non ci siamo, okay, perché allora bene, lei ricorda l'argomento bene del quale parla al telefono? Bartolo, lei nemmeno lo vuole sentire il testimone, no, ma per favore. Mi prometto, avvocato Santoro, però stiamo chiedendo un testo di una telefonata del 2013 dicendogli tre parole, se si ricorda, se vuole sentire. Lei ricorda la risposta, l'ascolto, se no... Di che cosa esattamente lei parlava con l'amministratore Panzironi e queste frasi pronunciate a quale vicenda precisa si riferiscono? Perché questa è la domanda. Non ricordo esattamente, ricordo però, visto che è l'unico argomento, a meno che poi l'avvocato non mi dice che ce ne sono degli altri, ma che l'argomento di cui io discutevo era relativo a una reportistica prodotta per il Consiglio di Amministrazione di Roma Multiservizi, il cui presidente era Franco Panzironi, perché nelle deleghe che sicuramente avrete studiato della società, la gestione operativa faceva riferimento all'amministratore delegato. Le questioni più strategiche di direzione e coordinamento, trattandosi di una società in house di secondo livello, competevano al Presidente. Quindi il Presidente aveva chiesto al Consiglio di Amministrazione di predisporre una reportistica strategica relativa allo sviluppo commerciale di una serie di settori che dovevano consentire nel tempo di controbilanciare le commesse storiche. In sintesi, l'obiettivo del piano industriale era quello di collocare la società più presente in un fatturato diciamo del mercato privato. Il riferimento al Comune di Roma, che come c'entra con questa la proroga cosa della gara del Comune di Roma? Il riferimento al Comune di Roma non me lo ricordo assolutamente, non lo sai, però non mi ricordo, però so il tema è quello relativo al fatto che c'era questa commessa scaduta e quindi una preoccupazione relativamente alla sostenibilità dell'azienda, che ovviamente laddove il fatturato relativo a quella commessa fosse andato perduto
perduto, era necessario mettere in campo altre azioni di sviluppo commerciale. Lei poi prosegue, l'uomo chiede che cosa sta facendo il sindaco per quelle richieste. A che si riferisce? Non mi ricordo assolutamente. E lei aveva ragione di spaventarsi in merito a una risposta che le aveva dato la mattina la Giuliani? Perché si sarebbe dovuto spaventare se si parlava del sistema organizzativo di multiservizi? Lei lavora per una società che fa consulenza o che tipo di attività svolgeva con multiservizi? Non ho capito, scusi, può ripetere la lei domanda? Perché, per quale ragione riferisce a Franco Panzironi che si è spaventato della risposta che gli ha dato l'amministratore delegato di multiservizi? Se state parlando di un sistema organizzativo. Però scusi, un momento, Presidente, posso chiedo scusa, Presidente, posso fare solo una opposizione alla domanda? Perché rileggendola semplicemente l'intercettazione telefonica, c'era pure scritto tra virgolette il perché c'è questa cosa. Quindi, se la rileggiamo al test probabilmente lo ricorda. Noi possiamo leggere tre parole e poi chiediamo al test e ora si ricorda. Rileggiamola tutta con calma e chiarirà. L'ho letta tutta, la rileggo. Allora, no, Giuliani ha letto la sintesi. No, ho letto il brogliaccio, Presidente. Il brogliaccio. Sì, sì. Allora, la rileggo. C'è scritto che il dottor Ronelli si è spaventato perché la Giuliani ha detto che vuole fare il consiglio dopo le elezioni. Qui. Questo dice l'intercettazione. Questo è il punto. Lei si ricorda che l'argomento era questo? No, però il concetto di spaventare probabilmente fa riferimento a una serie di operazioni che la società stava facendo, quindi quando si parla da consulente si parla nell'interesse dell'azienda, spaventato non per qualcosa di particolare, ma evidentemente che l'azienda fosse bloccata nelle operazioni di sviluppo strategico da attese politiche che purtroppo spesso queste aziende hanno, ma non... Senta, prego. Lei ha mai parlato con Franco Panzironi di una gara al Vittoriano? Sì, questa del Vittoriano me la ricordo perché appunto me l'aveva anticipata. Quindi e qual era, qual era il suo interesse alla gara del Vittoriano? Scusi, ma risulta da questa intercettazione che stessero parlando? Sono contestuali, adesso infatti citavo, se vuole per essere a Presidenza sto cercando di essere il più veloce possibile. No, andare è una gara che riguarda molti servizi. Sì, al Vittoriano, lei ricorda, le faccio la domanda, ricordo. La gara al Vittoriano e se a questa gara dovesse partecipare multiservizi? Ricordo perfettamente e stavo cercando di spiegarlo prima ma adesso lo qualifico meglio. Nell'ambito di questo sistema di reportistica strategica per il Consiglio di Amministrazione, che era stata predisposta con il nostro supporto metodologico, perché ricordo che noi da consulenti di strategia e organizzazione non entriamo nei contenuti, noi forniamo delle metodologie a supporto dell'azienda. Questa reportistica introdusse delle novità importanti per molti servizi, che non era abituata a partecipare a molte... Senta, la domanda è se la multiservizi doveva partecipare alla gara del Vittoriano. Sto rispondendo, nell'ambito di questo sistema di reportistica trimestrale venivano evidenziate dalla multiservizi con il nostro supporto di... metodologico le possibili gare di interesse, perché adesso le faccio una domanda così posso spiegare per cortesia la multiservizi storicamente. Ma senta, ma un problema è sono i linguaggi che sono diversi a seconda delle professioni, ovviamente anche forse la forma mentis. Allora qui a noi interessano fatti precisi, lei ci sta spiegando come voi dovevate riorganizzare il piano industriale di intervento, parte da un'ottica che è di spiegazione del suo sicuramente pregevole lavoro. A noi interessano fatti. Allora, la multiservizi doveva partecipare sì o no alla gara del Vittoriano? La gara del Vittoriano era una delle gare identificate come potenzialmente di interesse strategico. E quindi, sì, la risposta è sì, dall'amministratore delegato Claudio Giuliani. Trattandosi di una gara, come dire, che comportava un'evoluzione del modello di business della multiservizi, perché era una gara non nel core business tradizionale della Roma multiservizi, cioè non era una gara di pulizia e manutenzione, ma era una gara che riguardava anche attività di catering, caffetteria, eccetera, eccetera. La dottoressa Giuliani identificò questa gara e chiese a noi, siccome c'era una componente strategica di interesse, noi non abbiamo mai lavorato sulle gare, trattandosi in questa gara della necessità di sviluppare anche un business plan economico-finanziario, la Giuliani disse: voi siete intervenuti per fare un piano per analizzare l'interesse,
posso solo fare un esempio? Il Vittoriano. No, che... scusi, no. No. Allora, non può fare esempio. Non posso perché... fare esempio, va bene. Allora, e poi. Per spiegare il tipo di attività che abbiamo no, fatto. No, perché lei va sembra bene. Che qui viene a spiegare la pregevolissima attività che svolge la società di consulenza per la quale lei opera. Noi interessano fatti. Allora. La Multiservizi decise di partecipare no, alla la Multiservizi gara. Non decise di partecipare decise. La dottoressa Giuliani, proprio perché era una gara diciamo, chiese a voi di fare progettare di valutare se poteva essere economicamente, strategicamente rilevante e quindi noi producemmo un documento in cui si diceva che questa gara aveva un interesse strategico. Siccome la gara, per poter partecipare, la Roma Multiservizi avrebbe avuto bisogno di trovare dei partner per le attività non coperte dalla Roma Multiservizi, questo fu quanto. Dopodiché io ricordo che proprio perché questa gara entrava nel report strategico per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che parlando con il Dottor Panzironi gli evidenziai questa gara come un elemento di interesse a testimonianza del fatto che questo monitoraggio che era stato messo in piedi aveva un'utilità. Dopodiché, per quello che mi ricordo, la gara tanto era complessa dal punto di vista della necessità di trovare dei partner qualificati che non si partecipò, anzi mi risulta che poi questa gara fu successivamente annullata dal TAR per ricorso da parte dei partecipanti. Okay. Perché... vabbè, l'esito della gara poi a noi poco interessa. Okay. Le chiedo, lei della gara parlava con Panzironi o con la Giuliani? Parlavo con la Giuliani, ma in modo trasparente anche nei confronti della Giuliani, siccome questa attività, ripeto, di monitoraggio strategico delle possibili gare di interesse era stata richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed era oggetto di un reporting, ne parlavo anche con il dottor Panzironi. Senza delle gare della Multiservizi si occupava la dottoressa Giuliani o Franco Panzironi? Da quello che ne so... deve rispondere, quello sì. Che sa. Ok, la dottoressa Giuliani, che era rispetto al codice di corporate governance dell'azienda il capo azienda che aveva questo interesse. Il presidente, per quello che mi risulta a me, avendo le deleghe di direzione strategica e controllo, perché chiaramente laddove si trattava, come ad esempio questa del Vittoriano, di una gara che aveva una componente strategica rilevante, dava le sue considerazioni strategiche. Da quello che io so, le gare se ne occupava la Giuliani, in quanto espressione del socio privato Manuto in Coppa, cioè non è che se ne occupava perché se ne voleva occupare. Le leggo questa telefonata, così ce la spiega. RIT 2169/13, progressivo 470. Panzironi chiama Sandro Ornelli. Panzironi chiama Ornelli, data 20 marzo del 2013. Franco Panzironi viene chiamato un uomo e gli chiede circa la gara che Multiservizi deve fare al Vittoriano, se hanno il partner. Lui risponde che hanno proposto 4-5 alla persona, sia per il catering che per la convegnistica. Ma scusi, chi è che chiede se hanno il partner? Nel brogliaccio, Presidente, è Ornelli, chiamante Panzironi. Quindi è Panzironi che chiede? Franco Panzironi viene chiamato, poi c'è scritto. Ah, viene chiamato. Un uomo da un uomo, immagino. Poi lo verificheremo. E quindi è l'uomo che chiama, che chiede se hanno il partner. E gli chiede circa la gara che Multiservizi deve fare al Vittoriano, se hanno il partner. Lui risponde che ne hanno proposto 4-5 alla persona, sia per il catering che per la convegnistica. Franco dice che per il catering no, non è un problema, ma lo è la convegnistica. L'uomo dice che riparlerà con la persona e che quella gara è un'opportunità molto importante. Ma chi è la persona? Lo chiedo a lei, l'uomo è lei. Le chiedo, lei dice l'uomo riparlerà con la persona e che quella gara è un'opportunità molto importante. Io credo che la persona fosse la Giuliani, altrimenti non mi ricordo, e siccome ho le date precise vorrei rispondere in modo preciso. Mi ricordo che questo argomento del 20 marzo con il dottor Panzironi era esattamente quello che ho cercato di spiegare prima, cioè il fatto di ragionare in termini strategici di quali potessero essere i partner per un'attività del genere. Se, per un'attività di caffetteria, quello che facciamo noi, perché noi facciamo semplicemente attività di benchmarking, quindi noi diciamo chi gestisce le caffetterie nei musei di Torino, di Milano, di Napoli, questi sono i nomi, e quindi 25 febbraio
E la dottoressa Giuliani evidenzia questa gara come di interesse, chiede a me, poi c'è anche tutto lo scambio di mail, quindi tutto tracciato con mail, di fare questo approfondimento strategico. Facciamo l'approfondimento, una scheda di 7-8 pagine in cui si spiegavano le caratteristiche della gara, dopodiché la Giuliani chiede un altro approfondimento, cioè di preparare un documento che potesse essere utilizzato dalla Giuliani, dal Consiglio di Amministrazione, da chi ritenevano loro, perché poi io non me ne occupavo direttamente, per parlare con potenziali partner, cioè chi deve partecipare a una gara parla con i partner dicendo c'è questa gara di interesse, partecipi o non partecipi. Ultimo documento prodotto, e questo fu da me inviato credo intorno al 16-17 marzo alla dottoressa Giuliani e il 20 marzo in particolare via mail al dottor Panzironi da me girato alle 21.37 del 20 marzo, è un documento di 2 pagine che ho qui con un elenco semplice di circa 10 partner che potevano partecipare alla gara, ma i partner, se posso citarli, Civita è un'organizzazione nazionale che gestisce eventi in tutta Roma, in tutta Italia, piuttosto vabbè, che... l'elenco dei partner che voi proponevate, no, diciamo, non è che non li conosciamo, ci è stato chiesto chi sono in Italia i soggetti più qualificati per questa attività, e quindi io inoltravo, ma nella massima trasparenza, proprio perché, ripeto, trattandosi di, non di una gara, vorrei che il Presidente fosse chiaro, non di una gara che doveva bandire la multiservizi, ma di un'opportunità commerciale che la multiservizi doveva perseguire, e siccome le nostre raccomandazioni del piano industriale sono sempre state quelle di diversificare il portafoglio di attività di multiservizi, io ritenevo questa gara interessante perché era una gara che avrebbe consentito... Quindi, scusi, lei parlava sia con Panzironi sia certo. Con Langiuliani dicendo le stesse cose e svolgendo questa attività di indicazione di possibili partner. Questa è la risposta del test, avvocato. Sì. Senta, lei proprio perché era così preparato su questa gara che era un'opportunità, ha conoscenza di quali fossero altre società interessate a questa gara? Assolutamente no. Lei sa se la società Palombini fosse interessata a questa gara o che svolgeva già attività presso non ho sentito, Palombini, la società Palombini? No, non ne ho la più pallida idea. A conoscenza se Panzironi le riferì perché mai... Perché Palombini pure era di Buzzi, è bene saperlo, mi chiedo. Buzzi era pure il dominus di Palombini. In che senso? No, non lo so, perché la domanda, allora, la rilevanza della domanda... era questa, lei dice che lei non conosceva altre società interessate, perché lei aveva ricevuto un incarico di consulenza dalla Multiservizi e operava solo per la Multiservizi. Certo. Per caso specifico, ci tengo solo a precisare che siccome le attività che noi svolgiamo per le aziende, anche per i multiservizi, sono attività che si misurano in giorni uomo, io non voglio sminuire questa cosa di cui parla l'avvocato, ma credo che questa cosa abbia impiegato circa una giornata uomo del team Bain & Company su un totale di circa 500, cioè è una vicenda che su cui sono in grado di rispondere semplicemente perché l'avvocato nei giorni scorsi mi ha anticipato il tema e mi sono andato a trovare le carte, ma dal mio punto di vista, non dal punto di vista processuale, è assolutamente... Scusi, quale avvocato? Perché stai indicando l'avvocato... Quale avvocato? No, scusi, faccia il nome. L'avvocato Santoro. Ah, l'avvocato Santoro chiama i testi e anticipa i temi. Ma, no, ma temi. Presidente, perché devo subire questa cosa? Gli dica lei perché devo che subire? Cosa ma è ammissibile. Dica lei che ma cosa è plausibile, scusate. Ma non lo so. Cioè, quando c'era proprio arrivato, mi mancava guarda. Questo passaggio, prego. Dai, che cosa ho detto? Guardi, chiarisca allora, perché così. Che, Santoro, lei che cosa. Ma chiamata mi... per dirle che cosa, ce lo spiego. Lei mi... Innanzitutto per anticiparmi la citazione, dopodiché a fronte della mia richiesta, siccome ripeto, sono di che devo parlare? Di cosa devo lei? Parlare? Però mi sembra che... Gli ho detto che cosa, perché sennò lo dico io. Mi ha detto che c'erano una serie di intercettazioni che mi riguardavano, in particolare c'era una, e mi ha citato la parola Vittoriano, e quindi io mi sono andato... E lo so, però d'altronde io sono sincero, è talmente dal mio era punto solo, di vista, nel mio... Era solo un pur parler, continui tranquillamente io sto a dicendo le risposte. Che ogni settimana, io domani dovrei essere a Milano, dopodomani sono a Venezia, io sono il responsabile nazionale, seguo, ripeto, 50 progetti, lavoriamo per tutte le società quotate e parlo con decine di amministratori delegati e presidenti.
non rinnego nessuna delle telefonate che ho fatto con Panzironi, con la Giuliani, con l'ingegner Fiscone, perché sono persone che conosco, con cui ho lavorato e sono qui a disposizione per dare tutte le informazioni. Se certe volte faccio delle premesse, mi scuso, è perché magari non sono abituato al... mi rendo conto che è proprio una diversa impostazione e un diverso linguaggio, perché lei tende a spiegare sì. il contesto in cui si inseriscono le cose. Perché credo che sia utile anche per capire. Certo. Senta, vado alla chiusura, perché... Sì, vado alla fine, Presidente. Senta, lei si è mai interessato di quali fossero le nomine in AMA? Ne parlava con Franco Panzironi? No. No, la risposta è no. Dopodiché il dottor Panzironi, che è stato amministratore delegato di AMA, e noi abbiamo fatto il piano industriale, credo che avesse... nei confronti del sottoscritto una stima professionale, quindi mi chiamava, e poi il dottor Panzironi era anche solito fare commenti, devo dire anche con uno stile comunicativo particolare, in cui magari lui era anche molto critico nei confronti dei suoi successori, e quindi mi chiamava dicendo quello non va bene, la città è più sporca, quando c'ero io era più pulita, cose del genere. E io, come dire, siccome il mio lavoro, insomma, non potrei essere un consulente di successo se non mantenessi buoni rapporti con tutti, e quindi io ho lavorato con, solo per precisare relativamente alla vicenda AMA, strettamente sono stato come società consulente strategico del dottor Tudini, dell'ingegnere Eramo, del dottor Panzironi, delle persone successive, e sono stato, forse ho lavorato più di tutti con Daniele Fortini e Alessandro Filippi, sempre a fronte di gare, quindi come dire, io lavoro con tutti, perché noi siamo una società multinazionale, e quindi io credo che il dottor Panzironi mi chiamasse e ci sentissimo spesso, perché c'era questa stima professionale. Vabbè, io le ho fatto una domanda precisa, gli ho chiesto, lei con Panzironi... Il testo è stato ammesso per multiservizi, allora, già siamo passati ad AMA, Presidente. Posso poi continueremo fare... tutta la sera a sentire un testo che non dovevamo sentire, no, che stiamo sentendo e via dicendo. Allora, ha terminato. Senti, concludo, cito, faccio riferimenti per il Tribunale, due RIT, un RIT è il 2169/13, progressivo 2731 del 16 aprile 2013. Senta, scusi, per il 16 aprile 2013 Panzironi era presidente della Multiservizi? Credo proprio di sì. Sì. Le leggo il brogliaccio, però si può verificare facilmente meglio di me. Lei chiama Panzironi E gli chiede: ma che casino stanno a fare qui all'AMA? Panzironi risponde: il casino che praticamente il sindaco non gestisce un cazzo. L'uomo gli Presidente, continuiamo ad andare avanti, allora avremo anche noi 7.000 telefonate in contraesame e rimettiamo in cantiere tutta AMA, visto che abbiamo rinunciato. Scusate, allora questa non riguarda Multiservizi. Perfetto, senta, un'ultima domanda allora, Presidente. Lei conosce Levorato? Sì. Che funzione aveva? Chi è? Levorato, fino a poco tempo fa, adesso credo che sia cambiata la governance, è il fondatore, uno dei fondatori e il presidente storico di Manutencoop. Le leggo, aveva una funzione all'interno della Multiservizi? Era, come dire, la persona che esprimeva il consiglio di amministrazione lato Manutencoop. Perfetto, le leggo allora questo. Non ho proprio sentito, me lo puoi ripetere? Allora, la società Roma Multiservizi aveva una partecipazione del 51% da parte di AMA e 49% da parte di Manutencoop. Per come era la governance della società, tre consiglieri erano espressi da AMA e quindi in ultima istanza dal Comune di Roma, essendo AMA 100% comune, e due consiglieri, tra cui l'amministratore delegato, erano espressi da Manutencoop. Quindi la Giuliani e il secondo consigliere, che non mi ricordo chi fosse, erano espressione di Manutencoop. Ed essendo Levorato il presidente di Manutencoop, immagino che li indicasse lui. Allora, ulteriori domande? No, nessun'altra domanda, lascio perdere. Controesame? Nessuna domanda in controesame da parte del pubblico ministero. Vediamo se i difensori di parti civili hanno domande. Nessuno? Forse l'avvocato Bartolo ha domande. Solo
un chiarimento, perché il testo mi pare che abbia già risposto in relazione al ruolo dell'amministratore e al ruolo del Presidente. Mi corregga solo se sbaglio, mi è parso di capire, lei dice io parlo a volte con entrambi perché anche la singola gara a volte aveva rilevanza dal punto di vista strategico e in queste case io ne parlavo anche col Presidente. Guardi, avvocato, veramente, diciamo, credo, magari posso essere smentito, ma tutte le mie telefonate sono a disposizione, che l'unica gara di cui io ho parlato con il Presidente è proprio quella del Vittoriano, perché non è mio, come dire, ruolo, ripeto, noi non è che lavoriamo nelle gare, noi facevamo un monitoraggio strategico di opportunità strategiche che potevano essere di interesse e quando l'amministratore delegato per la quale avevamo l'incarico, la Giuliani, ci ha chiesto di fare un approfondimento, l'abbiamo fatto. Io poi ho sempre cercato, ma anche è un mio stile, di essere sempre trasparente, cioè non di fare una cosa per l'uno o per l'altro. Per me il Consiglio di Amministrazione è l'organo che tra l'altro approvava anche i nostri incarichi e quindi io ho sempre avuto la massima trasparenza nei confronti sia dell'amministratore delegato che del Presidente. Senta, solo un ultimo chiarimento. Lei ha detto che, ci faccia capire bene, Multiservizi era una società che era per il 51% di proprietà del Comune di Roma, giusto? No, la Multiservizi era fino al 2011 per il 36% AMA, 15% direttamente comune e 49% Manutencoop. Nel 2011, non ricordo quale mese, ci fu un trasferimento del 15% del comune direttamente in capo ad AMA e quindi a quel punto dal 2011 in avanti la Multiservizi ha due soci, un socio pubblico per il 51% che ne detiene la maggioranza pubblica. In quanto maggioranza pubblica ha anche, ripeto perché c'è scritto nei bilanci a chiare lettere, Roma Multiservizi, società a direzione e coordinamento AMA SPA, ovviamente. Chiaro. E AMA SPA a sua volta era direzione e coordinamento Comune di Roma in quanto azienda in house. Essendo la Manutencoop è stata scelta ai tempi, io poi non c'ero, ma a me questo interessava come dato. Da quando Manutencoop stava quindi in Multiservizi? Da tantissimi anni, non ricordo l'anno preciso, credo almeno dal 2000-2001, mi occupavo di altro, insomma non avevo in quel periodo incarichi né con AMA né con la Multiservizi, ma ci fu una gara per la selezione del partner e venne selezionata Manutencoop. Questo è quello che io so. Quindi sempre con questo 49%? Sempre con questo 49%. Poi a essere precisi... Domanda retorica ed inutile, ma gliela devo fare. Quindi quando Panzironi, che a lei risulti, viene nominato presidente di Multiservizi, sì? Manutencoop è già la società che ha il 49%. Certo. L'amministratore delegato era già espressione della Manutencoop, sì, che è diciamo, il soggetto privato. Sì, in realtà, per essere precisi, il 49% del socio privato era a sua volta frutto di, dico delle percentuali, un 95% di Manutencoop. C'era in misura minoritaria un altro partner industriale, la Veneta Servizi, che è la società di riferimento del, diciamo, di Claudio Giuliani. Quindi credo che, come sempre accade spesso... Chiarissimo. Solo una cosa. È in grado di dirci qualcosa sulla Manutencoop società, organizzazione? Che cos'è? Fa capo alla Lega delle Cooperative, un organismo dal punto di vista proprio commerciale? Allora, la Manutencoop, tra l'altro, è, come dire, un tema che conosco perché proprio in questi giorni si sta aprendo un processo internazionale per la vendita delle quote che sono oggi detenute da alcuni fondi. In due parole, Manutencoop Facility Management è una società operativa che si occupa di facility management. Oggi il capitale di questa società è detenuto al 70% da una società cooperativa, che è la holding storica cooperativa di Bologna. Al 30% già oggi è in mano ad alcuni fondi italiani. Possiamo dire che è quindi riconducibile alle cooperative bolognesi e via dicendo? Molto semplicemente. Come che dato oggettivo Bologna che le... Bologna. Poi, senta, mi faccia dire, al tempo stesso, sempre come elemento diciamo, di tecnico, diciamo, la Manutencoop spesso viene associata magari nell'immaginario collettivo alla cooperativa. In realtà è, da quello che mi risulta, il leader nazionale nel settore del facility management, con circa 1 miliardo di euro di fatturato e credo che sia, anzi non credo, è l'operatore leader, cioè quello che ha nei servizi di pulizia, di manutenzione, la più grande quota di mercato. Quindi è il primo operatore italiano. Senta, non è una cooperativa, insomma. Che a lei risulti, in quel periodo Manutencoop era pure intenzionata o era disponibile ad acquisire il 100% di Multiservizio?
Sì, questo è un tema che come dire, è andato avanti fino all'amministrazione anche ultima, fino alla presidenza anche da parte di Ama, di Fortini, cioè è una sorta di montagne russe, cioè io sono almeno 7-8 anni che ricordo momenti in cui la Mautencoop dice vorrei ricomprare le quote, a momenti in cui il comune o l'Ama dice no, facciamola tutta pubblica, quindi è un tema in realtà di cui onde si parla. Evitare equivoci, mi scusi se la interrompo, questo accade anche quando c'è l'amministrazione, l'amministratore delegato è Fortini. Mi parso di capire. Sì, assolutamente. Sì. Anzi, in particolare, proprio per questo mi sembra un punto importante se posso, siccome proprio perché al 51% Roma Multiservizi è partecipata da Ama, ad esempio io ho parlato moltissimo al telefono di persona con Daniele Fortini della Multiservizi, perché avendo un incarico per Ama Spa ed essendo Roma Multiservizi una società partecipata di Ama, ricordo almeno 10 volte che Fortini mi ha chiesto di fare magari delle analisi di mercato, sì, che potessero interessare la Multiservizi. Più che normale, credo. Senta, lei ricorda chi propose una dismissione della quota pubblica di Multiservizi all'epoca? Se in qualche modo Panzironi si fece parte attiva perché venisse... Se lo ricorda, non è... Non ricordo esattamente i termini della questione, quello che mi ricordo per certezza e che poi senza entrare nel merito se è giusto o sbagliato, sì, però un elemento domanda... caratteristico dell'approccio manageriale di Panzironi era proprio quello di dismettere tutte le partecipate. Ci ricordo che ai tempi, purtroppo siamo ancora nella stessa situazione, esistevano circa 80 partecipazioni del Comune di Roma e quindi Panzironi ne internalizzò 3 o 4 detenute da Ama, riportandole dentro. Ricordo Amagest che si occupava di impianti, Ama FM che si occupava di manutenzione veicoli, CTR che si occupava di raccolta differenziata, proprio perché un input, come sapete, nazionale, decreto di semplificazione, ma anche locale, era quello di semplificare. Le società che non venivano internalizzate dovevano essere o mantenute o dismesse. Anzi, la normativa nazionale dice che le società non direttamente collegate con il core business dei servizi pubblici locali andrebbero dismesse. Su questo non sono un avvocato d'impresa, però i servizi di facility poco c'entrano con la gestione dei rifiuti. Quindi mi ricordo che sono anni che si dice ma tutto sommato Ama dovrebbe cedere la partecipazione ai multiservizi in quanto non funzionale al raggiungimento del suo core business, essendo una società 100% comune in house si dovrebbe occupare di raccolta e spazzamento. Non di questa, quindi questa è come dire una sorta di ambiguità di governance che il Comune di Roma si porta dietro da anni e che non è mai stata sciolta. Come dice il Presidente, parliamo due lingue diverse e quindi vediamo di arrivare a un momento di sintesi. Un'ultima, veramente l'ultima precisazione è questa. Lei prima si è parlato di tale Levorato, ho capito bene, Levorato è la stessa persona di Mautencoop? Sì. Cioè, che cos'è? L'amministratore, cos'è? Presidente... Non so se oggi abbia ancora delle cariche, perché ho letto sui giornali, però all'epoca era il l'amministratore delegato. L'amministratore delegato, presidente, ora non ha importanza. Comunque il capo azienda. Di Mautencoop, che era la società che aveva il 49% in molti servizi. Grazie, nessun'altra domanda. Nessun'altra domanda, ci sono domande da parte degli altri difensori? Avvocato Sciullo, difensore dell'ingegner Fiscone. Dottor Ornelli, lei ha redatto con le Bain Company, la società di cui è partner, un'analisi dei costi della raccolta differenziata? No, avvocato, il tema è la multiservizi, quindi siamo fuori dell'esame per il quale il test è stato ammesso. Volevo approfittare, siccome il benchmark che abbiamo acquisito con l'ingegner Filippi l'ha redatto... Oggetto dell'esame è la multiservizi e gli argomenti che sono stati trattati sinora. Lei lo ha indicato nella sua lista questo test, no? E allora siamo fuori dell'oggetto dell'esame. Mi rendo conto domande... sua, per approfittare della presenza. Visto che lui ha redatto il benchmark che abbiamo acquisito quando abbiamo sentito Filippo. Non possiamo, cioè, già quello che è stato pensiamo indicato, di fare è stato indicato pure in relazione al piano di scuola. Ci dite che è quasi tutto sbagliato, questo proprio non si può fare. Allora, grazie, se non ci sono altre domande si può accomodare, grazie può andare. Allora, a questo punto sentiamo Liberati e Ostoni, i due testi più rapidi della difesa Guarnera. Ma io comincerei dall'avvocato Liberati, Presidente. Sì, che magari dall'avvocato Liberati, impegnato. Va bene. Ma gli altri testi li liberiamo, Presidente? Avvocato Liberati Ostoni, avete detto che
sono rapidi e il pubblico ministero non ha controesame. Poi un altro ce n'è, buonasera, grazie. C'è De Giovanni che invece sembra un po' più lungo, lo liberiamo? No, io non... Va bene così? Io mi rimetto al tribunale, insomma. Oppure in un'ora tutto non riusciamo a finire, perché guardate, mandare via i testi dopo che hanno aspettato dalle 14.30 per me è sempre una cosa molto difficile. Va bene. Se pensate in un'ora di concludere tutto, possiamo farlo aspettare ancora. No, ma forse ce la facciamo, non so, dipende... Pubblico ministero no. E allora il test di Giovanni... Io dico 6 domande che chiederanno. Allora il test di Giovanni dovremmo... Vediamo, facciamolo entrare, vediamo... Intanto lei si accomodi, buonasera, grazie. Faccio accomodare il test di Giovanni e almeno di Giovanni lo spostiamo... Anche Dimitrascio, Presidente, posso approfittare? Lascio sostituto processuale l'avvocato Pier Gerardo Santoro. Beati voi che potete lasciare in sostituzione qualcuno. E poi comunicare che l'IGF Fiscon intende presenziare fino al termine dell'udienza e contestualmente aveva l'obbligo di firma alle 18.19. Pertanto... Va bene, gli facciamo un'attestazione a verbale che non ha potuto firmare perché era presente in udienza. Allora, scusi solo un momento che liberiamo un testimone. Professor Barchi. Allora, il test è di Giovanni. Guardi, noi è vero l'abbiamo citata e lei sta aspettando dalle 14, però non riusciamo a sentirla stasera. Mi dispiace molto, però veramente non ce la facciamo. Vediamo, avvocato, quando lo possiamo, è test indicato da lei, quindi dovrebbe dirci anche lei quando può, quando è disponibile. In che data, Presidente, il? 6? Ah, no, allora guardi, per me, Presidente, se posso proporre, anche volendo, anche il 28 novembre, o io il 1 dicembre ho i testi di Coratti, di difesa Coratti, potremmo inserirlo anche al 1 dicembre. Il 1 dicembre, sono 10 testi di Coratti, magari questo signore lo sentiamo per primo, così come desidera, recupera. Va bene, per me allora, se può venire il primo. Professor Giovanni, può venire il primo? 1 dicembre, è compatibile con il primo. Quando preferisce venire, signor De Giovanni? La mattina? La mattina, e magari prendiamo l'impegno a sentirla per primo, così insomma a parziale recupero del tempo che ha perso oggi. Allora, 1 dicembre, ore 9.30. Va bene, allora intanto, dunque, lei si chiama Liberati? Liberati Maurizio. Liberati Maurizio, la telecamera della RAI è stata smontata, quindi non devo fare l'avviso al test perché non ci siete già più. Liberati Maurizio, nato? Nato a Blera, provincia di Viterbo, il 4 novembre 1950. Dove è residente? A Roma. Via? Domiciliato in Viale Parioli 76. Di professione avvocato. Allora, viene sentito in qualità di testimone, deve leggere a voce alta la formula d'impegno a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Va bene, allora prego, avvocato Di Nacci. Grazie, Presidente. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a lei. Buonasera. Senta, magari. Lei conosce Cristiano Guarnera? Conosco il signor Cristiano Guarnera. Come l'ha conosciuto, in che occasione? Signor Cristiano Guarnera l'ho conosciuto, diciamo, personalmente nel 2011-2012, perché aveva delle idee di aprire un centro di riparazioni per moto americane. Bene, ma... Dica. Quindi chiedeva la possibilità di trasformare una cantina in garage per moto di americane
modificando la struttura di cantine a struttura unica. Siccome io mi occupo anche di urbanistica, mi chiedeva la possibilità sul regolamento urbano di Roma di poter accedere a questo. Quindi sostanzialmente è stato un rapporto professionale, mi sembra che... È soltanto un rapporto professionale che poi si è sviluppato in altre questioni quando è venuto a chiedermi altre questioni. Ma il rapporto professionale che lei aveva riguardava anche, tra virgolette, le società della famiglia Guarnera o riguardava solo le questioni private di Cristiano Guarnera? No, io ho assistito le società del gruppo Guarnera, che è il nonno Angelo Guarnera, che è stato un imprenditore di notevole successo, del quale Cristiano Guarnera è il figlio, ma Cristiano era semplicemente, era il nipote, ma Cristiano era semplicemente il nipote prediletto, viziato e coccolato. Lui non si è mai occupato delle aziende di famiglia. Quindi in che senso non si è mai occupato delle aziende? Cioè... Io ho parlato di aziende di famiglia con Cristiano una volta soltanto. Pasquale, quando sento. Lui venne, mi scusi? No, è che c'era quando un lui venne da me nel fine 2012, inizio 2013, a chiedermi se un amministratore di società potesse dare incomodato i beni della società dallo stesso amministrata a se stesso e, una volta diventato comodatario, potesse locare a terzi a titolo oneroso i beni di cui era comodatario. Io espressi parere al riguardo perché la giurisprudenza lo consente, consente a un comodatario di dare una locazione a titolo oneroso a terzi, e precisai che per quanto riguarda il diritto, la possibilità di un amministratore di società di rendersi comodatario dalla stessa propria società dipendeva dal voto assembleare, perché non può rientrare nei poteri dell'amministratore disporre in proprio favore. Poi da questa cosa lui mi disse che siccome una società del gruppo, che era la Ita Costruzioni, che era entrata in crisi come società da tempo perché aveva realizzato un numero consistente... No, però scusi, va bene, si è rivolta per lo sviluppo del rapporto con lui. No, si è rivolta a lei per varie questioni, non le possiamo leggere. Allora, stiamo andando al dunque, Presidente. Allora, io dico, quindi, definiamo bene il primo punto, cioè quindi Cristiano Guarnera, per quanto a sua conoscenza, non si occupava della gestione delle società. Assolutamente no. Senta, lei appunto stava accennando e si è occupato anche di una questione della Ita Costruzioni SRL. Sì. La Ita Costruzioni che società è? La Ita Costruzioni era una società che costruiva realizzazioni residenziali destinate ad abitazione e ha sostanzialmente realizzato una iniziativa Selva Candida, ma è un'iniziativa che è entrata in crisi quando la società, per facilitare la vendita di unità immobiliari, ha accumulato ipoteche, le importi di mutuo, su alcune delle unità immobiliari, questo con il consenso ovviamente della banca mutuante. Il calo del valore degli immobili commerciali portò alla evenienza che questi immobili sul mercato nel 2011-2012 avevano un carico di mutuo e di ipoteca superiore al valore commerciale. Ricordo che sostanzialmente avevano un carico medio di 220-230 mila euro di mutuo ipotecario, mentre sul mercato valevano tra i 170 mila e 180 mila. In sostanza erano beni invendibili e come tali sono rimasti inutilizzati per lungo tempo. Sì, ma io volevo sapere, lei ha fatto riferimento agli appartamenti di Selva Candida. Sì. Questi appartamenti erano locati? Questi appartamenti mi venne richiesto di un parere sulla opportunità di locarli al Comune di Roma.
Io indicai che non c'era miglior locatario di un comune di Roma che è sicuramente solvibile. Mi precisò Cristiano Guarnera, che me l'aveva chiesto, dice: perché io vorrei locarli per avere direttamente il ricavato di questa locazione, ma non direttamente al Comune di Roma, ma a una cooperativa che ha un rapporto col Comune di Roma per procurare immobili da utilizzare per ricovero di aventi necessità. Si ricorda qual era questa cooperativa? La cooperativa la ricordo, perché poi ho avuto a che fare con questa cooperativa in quanto si rese morosa e quindi io dovetti fare uno sfratto per morosità. Era la cooperativa Impegno per lo Sviluppo. A chi faceva capo questa cooperativa? Non lo ricordo, perché io non ho incontrato la controparte, io mi sono confrontato con gli avvocati della controparte. Lei comunque prima ha parlato, ha dovuto fare uno sfratto per morosità. Sì. Cosa è successo esattamente? È accaduto che il Guarnera, che fece un contratto a nome proprio come comodatario dalla ITA, fece un contratto di locazione con questa società per 13 appartamenti di Selva Candida. Venne da me subito dopo l'estate del 2013, indicandomi che c'era una persistente morosità nel pagamento dei canoni di locazione da parte di questa cooperativa, che adduceva a giustificazione di aver avuto un pignoramento presso terzi dal condominio per morosità della ITA Costruzioni come condomina. Io intervenni per precisare che il pignoramento presso terzi non poteva essere legittimato, in quanto la ITA Costruzioni non percepiva compenso da locazione, perché il soggetto che locava era Cristiano Guarnera in proprio. Visto, ci fu uno scambio con l'avvocato di controparte, che pretese di avere copia del contratto di comodato, copia del verbale assembleare, ricordo e tutto, ma permanendo questa morosità, Cristiano Guarnera mi disse di presentare sfratto per morosità per tutelare i suoi interessi ad essere pagato. E io feci lo sfratto per morosità. Senta, ma Cristiano Guarnera su questa situazione era preoccupato per la rendita economica o la viveva tranquillamente questa situazione? Cristiano Guarnera è sempre stato alla ricerca di denaro, perché è un uomo che ha sempre speso molto nella sua vita, in quanto il nonno lo finanziava a piene mani. Quindi era sempre alla ricerca di denaro, quindi era preoccupato di non poter avere questo denaro. Io gli dissi che uno sfratto per morosità lo avrebbe messo nella condizione o di recuperare l'immobile o di avere il pagamento che gli spettava, e quindi non c'era nessun problema. Lui si mostrò un pochino titubante, ma poi mi dette l'incarico di farlo e io lo feci. Lì poi si aprì un contenzioso con gli avvocati di Impegno per lo Sviluppo. Perché? Perché mi comunicarono che secondo loro non era Cristiano ad essere il soggetto locante, ma era la ITA Costruzioni. Io feci fare una lettera dall'amministratore della ITA Costruzioni, che non era più Cristiano Guarnera, dove la società riconosceva esclusivamente a Cristiano Guarnera ogni provento dalla locazione. Malgrado quello, non ci fu possibilità di avere pagamento, fino a quando io chiedevo 50-60 mila euro di morosità maturata alla promozione dello sviluppo. Il collega mi mandò una lettera offrendo 25 mila euro. Questo diciamo che era verso ottobre-novembre del 2013, feci presente a Cristiano Guarnera che era insufficiente una proposta del genere, perché veniva addirittura condizionata al lordo di quanto eventualmente sarebbe stato onere della ITA Costruzioni pagare al condominio.
Quindi si sfalsava il soggetto destinatario del pagamento, si tornava alla Ita Costruzioni che non era il soggetto titolare del contratto di locazione, quindi contestai la cosa e dissi di andare avanti nella operazione. Cristiano Guarnera a quel punto cominciò a tentennare sulla opportunità di continuare l'operazione, anche perché cominciò ad essere contestato da controparte che il contratto non fosse stato registrato. Venne un'avvocatessa dello studio dell'impegno per lo sviluppo al mio studio e mi indicò che ci sarebbero state delle forti perplessità sulla registrazione di questo contratto. Io non credetti a questa cosa perché mi sembrò una cosa da cialtroni, anche perché può esserci un'irregolarità sul contratto, però l'utilizzo c'è stato, essendoci stato l'utilizzo il Comune di Roma ha pagato, quindi c'è stato un ingiustificato arricchimento della cooperativa. Perché non pagate? Mandai una comunicazione a Cristiano Guarnera, alla ITA, resocontando quello che era accaduto dall'informativa della collega e facendo presente che mi dovesse essere confermato la regolarità della registrazione, perché io non avevo il contratto registrato, io ho fatto lo sfratto per morosità sulla base di una indicazione. E quindi confermato altro. Cristiano Guarnera venne da me, mi indicò che aveva incaricato un suo dipendente di andare a pagare all'Agenzia delle Entrate il costo di registrazione, che era 2.000 euro circa, e che quindi avrebbe verificato presso il dipendente. Ho aspettato giorni, perché poi non avevo interesse a spingere la cosa fino a quando non fossi stato sufficientemente tranquillo sulla posizione da prendere, perché se io avessi insistito con uno sfratto per morosità su un contratto non regolare, opponibile o quantomeno non registrato, da un contratto di natura transitoria annuale che sarebbe stato dichiarato nullo, si sarebbe caduti in un contratto ordinario di 4 anni più 4 anni, quindi 8 anni, quindi un grosso pericolo per il soggetto locante di vedersi bloccato il bene per 8 anni. Non mi fu data una chiarezza da Cristiano, ma arrivai a una offerta da controparte di 25.000 euro lordi che io contestai, ma riferì a Cristiano Guarnera. Dico: guardi che questi arrivano a questo importo, ma è troppo poco, non può essere accettato, perché loro i soldi li hanno presi. Cristiano a quel punto però si fece come timido, disse: avvocato, penso io a chiudere la questione. Dico: guardi che non c'è problema, perché con il collega posso chiuderla benissimo. No, parlo direttamente io al soggetto, al locatario, parlo io, lasci perdere, lei non se ne... penso io a chiuderla in questo modo. E raccomandai di chiudere a 50-60 mila euro. Cristiano non si vide più al mio studio, io ritenni che non ci fossero stati problemi e quindi non chiamai, non mi informai, perché se c'era cosa, non iscrissi a ruolo lo sfratto per morosità, perché l'avrei esposto a quel punto all'esibizione di un contratto del quale non ero stato rassicurato, e quindi attesi che la cosa fosse definita. Non seppi più nulla se non all'inizio del 2014, quando venni richiesto di fornire un nuovo contratto, sempre Cristiano Guarnera, che locava a Impresa per lo Sviluppo, per l'anno 2014. Questo, sempre natura transitoria annuale, questo mi fece capire che un accordo era stato definito, perché altrimenti non ci sarebbe stata la riproposizione di un contratto locativo della stessa natura per gli stessi beni tra gli stessi soggetti. Mandai una comunicazione nella quale indicavo che consigliavo di fare un contratto totalmente ex novo, senza dare cenno di rapporti precedenti, perché poteva essere un trascinamento di
di situazione giuridica e mandai una bozza di contratto uso transitorio al Cristiano via email. Non seppi più nulla di questo. Ho saputo dopo lo scoppio di questo fatto sottoposto a indagine quando Cristiano venne poi arrestato, che senza che io sapessi nulla aveva firmato un atto di transazione dove non era lui a prendere denaro da chi era moroso, ma lui si riconosceva responsabile di un danno verso chi non lo aveva pagato e si impegnava a estinguere il debito anche per i canoni a venire, cosa che non avrei mai consentito di firmare a Cristiano. Ma io ritengo che non si sia più visto da me, appunto perché sapeva che non lo avrei mai consentito, ma lui mi disse, dice, no, ci parlo io, mi volle estraniare da un rapporto ulteriore, cosa che ho compreso soltanto a posteriori quando ho letto quello che voi conoscete. Avvocato, scusi. Lei ha detto, allora io le rappresenterei due o tre intercettazioni che adesso indicherò al tribunale. Non credo dell'avvocato. Sì? Sono stato intercettato? Prego? Sono stato intercettato? No. Di altre persone, riguardano la vicenda. No, due intercettazioni della vicenda di Guarnera. Allora, una del 9 maggio 2013, il RIT è il 1705/13, data 9 maggio 2013. Progressivo? RIT 1705/13. Sì, 13. Il progressivo, avvocato. Ah, progressivo è il 3608. Grazie. Grazie a lei. Allora, il numero chiamato è impegno per la promozione, il chiamante è il numero di Cristiano Guarnera. E sostanzialmente si dice nella sintesi del brogliaccio: se ti sei organizzato, se no domani mi trovo veramente in difficoltà. In una telefonata successiva... No, scusate, allora, questo è il test che dovrebbe dire, cioè le citiamo al test perché... No, Presidente, perché il problema era, io volevo capire se in quel momento Cristiano Guarnera, allorché non veniva effettuato l'adempimento per gli affitti, potesse avere dei momenti di difficoltà. Allora ci sono delle telefonate che vorrei segnalare al test per sapere se il test ne avesse contezza. Finalità, insomma. Quindi poi quale altra conversazione vuole segnalare? La seconda telefonata è del 6 giugno 2013, RITTE 1705/13, progressivo 4776, della data 6 giugno 2013. Il chiamato è sempre impegno per la promozione, il chiamante è Cristiano Guarnera. Si dice: Sandro, buongiorno, abbi pazienza, ma ho bisogno del bonifico, ho mia nonna che sta malissimo e un sacco di spese, scusa se ti rompo ma è molto importante, grazie. Poi abbiamo un'altra telefonata dell'8 giugno 2013, il RIT è 1675/13. 1675, un altro RIT, avvocato? 1675, cioè il progressivo che è il 4265. Prego. Sì. In cui sostanzialmente si è Guarnera che per l'ennesima volta sollecita Coltellacci e dice che sostanzialmente è disposto, leggo testualmente: Sandro, buongiorno, per favore fammi il bonifico stamattina ai 6.700, il mese prossimo ti scalo l'altro mese dell'IVA, fammelo che sono veramente in difficoltà, grazie. Allora, su queste telefonate, lei sa qualcosa, Guarnera le ha rappresentato, cioè non sulle telefonate ovviamente, sul contenuto e sulla situazione che si versava in quel momento, lei sa qualcosa? Quindi il periodo è maggio-giugno 2013. La telefonata sì, maggio-giugno 2013. Sì, ci sono anche altre, maggio, Presidente. Maggio l'ultima, ma... dell'8 giugno. Sì. Devo rispondere? Prego. Sì, certo. Allora, come ho detto prima, Cristiano Guarnera era sempre in situazione debitoria.
Io sono dovuto intervenire quando la Samocar gli ritirò la Ferrari perché non pagava i rate. Sono dovuto intervenire quando non pagava la barca che gli è stata ritirata dalla società di leasing. Sono dovuto intervenire in vari episodi di sua difficoltà personale, perché lui non ha mai lavorato in vita sua, lui viveva del denaro del nonno e il nonno gli erogava qualcosa, a quello che mi è stato riferito, come 30.000 euro al mese, ma egualmente non gli bastavano per le sue spese. Lui comprava una BMW e la dimenticava per strada, ha comprato una M1, una 310 M1 e l'ha dimenticata per strada. Un Harley Davidson, una marca americana di moto, si dimenticò di andarla a prendere e non è stata più trovata. Decideva che gli piaceva suonare la chitarra e per imparare a suonare la chitarra comprò una Stratocaster, una chitarra da 25.000 euro che suonava Jimi Hendrix. Poi dopo un mese l'ha lasciata da una parte, cioè un bambino ultraviziato. Ora, che fosse in situazione che lo portava ad avere sempre necessità di denaro, è pacifico. E se aveva un credito, come a me risulta, verso impegno per la cooperativa, è sicuro che faceva pressioni presso di loro, perché era sempre con l'acqua alla gola. Lei non sa di queste telefonate specifiche? Queste telefonate non le conosco. Però non la stupisce? No, però quando poi lui venne da me per fare lo sfratto per morosità, mi disse che lui aveva tentato in ogni modo di essere pagato, di farsi pagare, non sapeva più come fare. Io gli dissi, ti faccio uno sfratto per morosità, o se ne vanno o pagano, quindi un risultato lo ottiene, o recupera il bene e qualche cosa ci si farà, o li intima di pagare. Tant'è, giudice, presidente, scusi, che io feci lo sfratto per morosità notificandolo intenzionalmente al Comune di Roma, perché il Comune di Roma facesse pressione. Certo. Quella era la mia intenzione, perché riprendermi i beni era interessante fino a un certo punto, non avevo possibilità di locarli separatamente, perché poi bisogna gestirli e tutto, né di venderli, perché erano invendibili sul mercato, lo sono ancora. E sono invendibili, seguiranno il fallimento della ditta costruzioni, perché i rate di mutuo non si possono pagare. Sono superiori al valore dell'immobile. È superiore al valore. Purtroppo il crollo del mercato immobiliare ha travolto anche le banche in questa operazione, perché l'operazione di cumulo del mutuo su 13 è la banca che l'ha consentita. Poi il crollo del valore ha portato al superamento dei costi. Quindi Cristiano era costantemente disperato alla ricerca di denaro. Quindi per me è pacifico che lo fosse anche in occasione di quelle telefonate che peraltro vengono fatte a un effettivo debitore, che a me risultava debitore la cooperativa. Va bene, quindi è chiaro. Passiamo, lei si è occupato anche professionalmente della Verde Panfili? Io mi sono occupato anche della Verde Panfili, certo. In che termini si è occupato della Verde Panfili? Io ho seguito la Verde Panfili dal momento della trattativa per l'acquisto con i proprietari, che prima venne trattata da Franco Morello, poi defunto, è il padre dell'architetto Felice Morello che attualmente ne è coamministratore. Quindi ho seguito la trattativa con i signori Fornari. Quindi, ma anche su questa vicenda Guarnera non si è occupato? Guarnera non sa. Guarnera è sempre stato estraneo a qualsiasi cosa. Io ricordo una volta che mi dette un passaggio in macchina e mi manifestò che aveva passato la domenica più bella della sua vita. Gli chiesi cosa avesse fatto e mi disse che siccome la moglie con i figli era andato dalla suocera, aveva passato la giornata giocando al computer, ai giochi di ruolo, con una stecca di sigarette. Quello a me dette l'impressione proprio che da far cadere le braccia, ma era così lui. Vabbè, quindi non si occupava della società. Ma non si è mai occupato della società. Io, la Verde Panfili venne costituita per effettuare questo, venne trasformata per effettuare questo acquisto, che venne curato dal geometra Franco Morello. E fu una trattativa anche abbastanza lunga, perché la trattammo già nel 2006 con Franco Morello, poi la richiesta di prezzo era troppo alta, la rinegoziammo
nel 2011 circa, e facemmo l'acquisto. L'acquisto che venne effettuato con il finanziamento integrale di Banca Intesa, perché non c'erano mezzi economici per effettuare l'acquisto. L'acquisto venne effettuato integralmente con il finanziamento di Banca Intesa, che poi ha seguito lo sviluppo della costruzione data in appalto, e i pagamenti agli appaltatori li ha effettuati Banca Intesa, detraendo dal netto ricavo del mutuo, perché il mutuo fu di circa 20 milioni a quello che ricordo, il prezzo d'acquisto era 11, 11 e mezzo, ma comprendeva anche la realizzazione del bene. Quindi io ho seguito tutta la questione. Sì. Avvocato, scusi, abbiamo sentito allo scorso udienza che tre immobili della Verde Panfili sono stati venduti al dottor Fornasiero. Sì. E allora le chiedo se sono stati venduti al prezzo di costo o sono stati venduti ad altro costo, insomma. Quello fu un momento molto particolare, perché Verde Panfili non aveva mezzi economici propri, in quanto ogni sua possibilità derivava dal finanziamento di Banca Intesa. Accadde che inaspettatamente il 10 di gennaio del 2013, mi pare, pervenne dal Comune di Roma la comunicazione che bisognava versare gli oneri di costruzione. Questo gettò nel panico la Verde Panfili, perché nelle casse della società non c'era un euro, quindi bisognava provvedere a dotarsi di queste numerose centinaia di migliaia di euro entro 3 mesi, perché se non si versano gli oneri entro 3 mesi si decade dalla possibilità di ritirare il permesso di costruire. Questo mi riferì l'architetto Morello, che era molto preoccupato per questa situazione, perché speravano che questo invito del Comune venisse un po' più avanti, in modo da poter favorire una vendita su carta del costruendo. E quindi cominciarono a cercare un finanziamento, ma il Banca Intesa rispose negativamente. No, quindi scusi, la conclusione è che poi hanno venduto un qualche appartamento. Sì. Ancora in fieri? Allora, a pochi giorni dalla scadenza dei 3 mesi venne riferito dall'architetto Morello che avevano trovato un soggetto che era pronto a versare, mi pare, 800.000 euro, 1.200.000, non lo ricordo, a condizione di avere il trasferimento di 3 appartamenti a un prezzo nettamente inferiore al mercato e praticamente vicino al costo di costruzione, forse inferiore. Io non feci questioni, perché nelle questioni imprenditoriali non entro, anche perché altrimenti si era perso il permesso di costruire e questo avrebbe portato al fallimento della società. Una volta pagati gli oneri di costruzione, poi il mio studio fu incaricato dalla Verde Panfili di promuovere un giudizio per rescissione contrattuale nei confronti del signor Fornasiero, per la promessa di acquisto trascritta, perché venne fatto presso un notaio, trascritta a registri immobiliari, un giudizio di rescissione per l'annullamento di questi contratti preliminari e la restituzione del prezzo avuto. Il giudizio venne interrotto perché il Fornasiero morì nel frattempo. Dopo che la Verde Panfili è entrata in amministrazione giudiziaria, gli eredi del Fornasiero e della moglie del Fornasiero, morta anch'essa, hanno chiesto all'amministrazione giudiziaria di avere il trasferimento della proprietà di questi 3 immobili. Io ho reso una relazione al Tribunale di Sorveglianza e agli amministratori, indicando il pregresso rapporto. Tribunale di prevenzione, non di sorveglianza. Mi scusi. Tribunale delle misure di prevenzione, non di sorveglianza. Misure di prevenzione, sono poco pratica in penale. Sì. Misure di prevenzione, sì.
facendo presente il rapporto pregresso, e il Tribunale di Prevenzione ha negato agli amministratori giudiziari di subentrare nel contratto preliminare trascritto. Tant'è che è in corso un giudizio nel quale io e l'avvocato Torri assistiamo la Verde Panfili su delega degli amministratori giudiziari per porre nel nulla questo contratto perché viziato da una lesione ultra di medium e approfittamento dello stato di bisogno. Allora, questo è chiaro. Io volevo, quindi mi sembra di capire che la Verde Panfili avrebbe avuto più comodità a che questo permesso a costruire fosse stato rilasciato qualche mese più tardi, vista lo stato di non solvibilità. Allo Stato la Verde Panfili non ha mai avuto soldi propri, aveva soltanto le disponibilità del Banca Intesa che li avrebbe dati solo per l'appalto. Quindi quando arrivò il pagamento di 600-700 mila euro, non mi ricordo, le casse erano vuote, non c'era assolutamente possibilità, fu un fulmine a ciel sereno, nessuno se l'aspettava, nessuno se l'augurava. Quindi avrebbe preferito ritardare questa, certamente, questa situazione. Perfetto. Ma almeno i 2-3 mesi, che in 3 mesi non riuscirono a prendere altro però. Ritardando il rilascio della concessione non avrebbe potuto iniziare i lavori. Ma quello è indifferente quando si vende sulla carta, perché il costruendo era già stato messo in vendita, tant'è che noi avevamo un vecchio preliminare di un colonnello di finanza, Carboni mi pare che si chiamasse, ma era già stato assorbito perché era del 2011. Sulla carta, quando c'è un permesso di costruire che ha passato le verifiche amministrative e urbanistiche, come lo aveva passato quello della Verde Panfili, c'è soltanto da attendere la convocazione del comune che indica, confermandolo, i costi di costruzione e invita al versamento. Da quel momento partono 3 mesi. Se fosse arrivato 2 mesi dopo, visto che ci hanno messo 3 mesi per trovare fornasiero, se fosse arrivato 3 mesi dopo sarebbe stato molto meglio. In quel momento nessuno se l'aspettava, nessuno se lo auspicava neppure, perché non c'erano mezzi per pagare. Scusi avvocato, ma lei ha parlato di permesso a costruire che avesse superato le verifiche di compatibilità, no? Ma lei ha seguito anche questa procedura del permesso a costruire o no? Certo che ho seguito anche quello. Scusi, se si ricorda, grosso modo quando è che l'iter urbanistico era in qualche modo ultimato? Certo, l'iter urbanistico comprende una verifica urbanistica e una verifica amministrativa. L'urbanistica è la compatibilità con il regolamento, la possibilità di costruire un determinato luogo. L'iter amministrativo è la determinazione di quanti che sono i costi relativi e altro e tutto. Il tutto fu determinato e finito già a metà del novembre del 2012. Questo lo so per certo. Quindi a novembre 2012 il permesso a costruire doveva essere rilasciato? Aveva già passato tutti i controlli del Comune di Roma. Quindi non c'era altro da fare. Bisogna perché pagare. Erano stati chiesti determinati documenti suppletivi che l'ufficio competente del Comune di Roma chiedeva per il completamento della pratica. La sovrintendenza era favorevole, tutti erano favorevoli, mancavano questi documenti, vennero forniti nella prima quindicina di novembre 2012. Va bene, non c'era altro da fare se non attendere la comunicazione che si aspettava arrivasse più tardi possibile. Quindi mancava il pagamento sostanzialmente, insomma, mi sembra di capire. Il pagamento è la condizione per il ritiro materiale. Se lei non paga gli oneri, non può ritirare il permesso di costruire. Se lei non paga entro un determinato termine, il permesso di costruire non lo può più ritirare, perché decade. Perfetto. Per me può bastare, Presidente. Grazie. Non ci sono domande. Poi ci fermiamo, guardate, perché è durato, contrariamente alle previsioni, è durato 45 minuti l'esame del test. Quindi faccia le sue domande, Pubblico Ministero. Faccio velocemente, chiedo solo questo. Le risulta... No, velocemente, a quest'ora evitiamo di dirlo, per favore, perché nulla è veloce. Allora. Le risulta che per risolvere il problema relativo al pagamento dei canoni inerenti alla locazione degli immobili di Selva Candida
Cristiano Guarnera si sia rivolto a Massimo Carminati? Guardi, non so assolutamente niente di questo. No, non le ha detto nulla sul punto. Le risulta che Cristiano Guarnera ha ottenuto da Impegno per la Promozione il pagamento di 80.000 euro? Lo escluderei, non mi risulta, ma lo escluderei, perché era in credito di 50-60.000 euro, eravamo a ottobre. Benissimo. Non mi risulta pagamento avvenuto. Non le risulta. Io le dico che contabilmente dalla contabilità di Impegno per la Promozione risulta che dal 18 febbraio 2013 al 1 marzo 2014 ha ottenuto il pagamento di 47.750 circa. E nel periodo che va dal 6 marzo 2014 al 6 settembre 2014 ha ottenuto il pagamento di 33.630 da Impegno per la Promozione. Non guardi, solo. Scusi, ma qual è la domanda? Non capisco. Cioè, stiamo... Perché dice che non gli risulta e lo esclude. Risulta, perché sono dati che se le discussioni si voteranno, ma lui dice non risulta. No, chiediamogli se se risultano questi introiti per Guarnera. Allora, lei ci ha già detto di no, che a lei non risulta. Perché no? L'amorosità pendeva da luglio del 2013, ma il rapporto di locazione partiva da febbraio del 2013, quindi fino a luglio del 2013 c'erano stati certamente dei pagamenti. Quando sono intervenuto io con lo sfratto di morosità al ottobre, c'era una morosità maturata di 25.000 euro più tutto quello che doveva essere ancora pagato. Quindi a me pagamenti ulteriori non risultano, tant'è che quando mi venne richiesto un nuovo contratto di locazione per il 2014, io pensai che fosse stato raggiunto un accordo con il riconoscimento a Cristiano Guarnera di somme, quando poi ho scoperto un anno dopo che invece le somme gli erano state tolte. In questa situazione io non so che somme possa aver raccolto il Guarnera, forse nel 2014 con il nuovo contratto di locazione, ma a me non risultano pagamenti. Le dico non solo questo, ma che addirittura dal 7/9/2014 al 2 dicembre 2014 ha ottenuto 22.350 euro, a me non questa risulta. Volta a seguito di pagamento da parte di Erichs, perché è stato fatto un contratto. Pagamento da parte di chi? Di Erichs 29, perché società. È stato fatto un contratto direttamente da Cristiano Guarnera in qualità di comodatario della ITA Costruzioni SRL. Guardi, io della Erichs non ho mai sentito parlare. Quindi Guarnera non le ha detto che a seguito dell'intervento dei Carminati poi hanno fatto subentrare Erichs in questo contratto e che è stato assolutamente è a mai sentito parlare. Benissimo. Di Erichs. Io mi sono fermato al nuovo contratto di locazione con Impegno per lo Sviluppo che mi venne chiesto nel gennaio del 2014. Bene, allora su questo tema non rivolgo altre domande e sull'altro, data l'ora, mi esimo da rivolgere quesiti. Non ho capito, scusi. No, ha detto no, che ho comunicato al Tribunale che non rivolgo altre domande. Gli altri difensori hanno domande per questo test? Avvocato, non la vedo, Avvocato Bartolo, vuole fare qualche domanda? Va bene, allora grazie, abbiamo terminato, si può accomodare. Avvocato Presidente, Minacci? Mi sì. Scusi, per Coltellacci, in relazione alle dichiarazioni del test, Coltellacci vorrebbe rendere delle spontanee dichiarazioni. Non adesso, Avvocato, non oggi. Non adesso, guardate, era soltanto per riservare. Ci sono dei limiti fisici per tutti, non sì. Adesso. Domani mattina potrà domani mattina va bene. Le spontanee dichiarazioni. Grazie, Avvocato, buonasera. Mi dispiace per l'ora tarda. Può capitare. Allora, Avvocato Di Nacci, lo avverte lei l'altro test, vediamo. C'è ancora un test presente che contavamo di sentire, ma avete detto... No, uno l'abbiamo mandato via e un altro l'abbiamo trattenuto. No, perché dovrebbe esserci... Ostone e Dumitrace. No, ce n'era uno che non era arrivato. Ostone stava aspettando. Salzillo mi avevate detto che non era arrivato. No, Dumitrace, Presidente, nel verbale del 15 settembre 2016, a pagina 15 delle trascrizioni viene indicato. Avvocato, non si possono sentire, sono le 8 di sera. Ah, cioè, no. Gli autisti devono stare, finiscono il loro turno. Ci sono una serie di problemi. Quando li sentiamo...
Ma guardi, mi dica lei, io no, ripeto, le posso dare... Il tribunale va sempre bene. Parli con i testimoni, quando lei è presente li faccia tornare. Vediamo il primo dicembre, possiamo, se ce la facciamo, non so come... i testi e vediamo di se nel primo abbiamo già, a questo punto siamo già a 11 testi. Decidete per una diversa data, poi ce lo comunicate. Allora, un'altra data, Presidente, mi dica lei, se il Tribunale va bene, anche il 28 novembre? No, però scusate, io non ce la faccio neanche, cioè l'abbiamo... Troppo vicino? Viste, andiamo oltre. Troppo, e sono tutte piene le udienze. Non so che fa. Mi proponga il Tribunale una data, vediamo come organizzarci, Presidente, magari... Allora, decisi per il primo dicembre e cercheremo di sentire per il 21? Ah, no, che oggi hanno aspettato a lungo e poi magari qualche altro, se non ce la facciamo, rinvieremo gli altri. Primo dicembre, avvocato. Il primo dicembre, vabbè. Primo dicembre. Beh, non esageriamo, se non è necessario, no? Presidente, mi scusi. Presidente, volevo sapere la difesa di Lacopo, quando farete, quando è previsto di sentire quell'ambientale? Vorremmo esserci più che altro. Quando ce la trasmettono, il tribunale c'è tutti i giorni, perché la difesa assicuri la sua presenza. Io non so se il perito domani mattina ci manda la conversazione o ce la manda domani pomeriggio o ce la manda dopodomani. Come faccio a saperlo? Non ho nessuna possibilità. I difensori sono presenti e quando è possibile sentiamo le conversazioni. Il cancelliere ha detto che il perito ha comunicato che ha bisogno di diverse... Ci fa piacere che lo sappiate, allora è inutile che me lo chiedete. Noi non lo sapevamo, Presidente. Sì, avvocato, ma scusate, anche questo tipo di domande... Non lo so, è legittimo chiederlo. Vabbè. Le udienze si protraggono fino a quest'ora anche per come vengono condotti esami e controesami. E poi il tribunale che cosa non è colpa fare? Nostra, Presidente, siamo stanchi tutti, non è che appunto. Siamo qui a lavorare tutti, mica. Grazie.